e silenzio, solo il suono delle campane spezza il dolore e la paura. Betlemme, come non l'avete mai vista, si prepara a vivere un Natale senza segni esteriori, perché non resta molto da festeggiare se tutto attorno c'è solo morte e violenza. Spegnete almeno 5 minuti le luci degli alberi e dei presepi, ha spiegato il patriarca latino di Gerusalemme nel messaggio natalizio diffuso in queste ore, emotivando il gesto come un modo per limitare gli aspetti appariscenti delle celebrazioni e per riscoprire il valore spirituale nel segno della pace. Da quando a fine estate è scoppiata la cosiddetta intifada di coltelli, sono rimasti uccisi 125 palestinesi e 22 israeliani. E da Gerusalemme a Betlemme per le strade scorre sangue e violenza. Così niente fuochi d'artificio finirebbero per sovrapporsi alle esplosioni delle armi che continuano a sentirsi, generando solo ulteriore paura. Questo è il Natale di Betlemme, una festa che sarà celebrata senza segni esteriori e invocando la pace. Abbiamo dato come segno la verità di spegnere le luci dell'albero per alcuni minuti, segno di solidarietà con gli innocenti morti che stanno in tutto il mondo là. Però la festa è festa, dobbiamo farla. La festa è un motivo massimo per darci speranza, che mentre il Signore sta con noi speriamo che un giorno questa pace arriverà. Per il momento la situazione è dura, brutta, siamo coscienti da questo. Speriamo con la solidarietà del mondo intero e delle chiese possiamo raggiungere un po' più di serenità e di calma. L'unico albero per ora illuminato è quello sulla piazza della Mangiatoia. Pochissime le celebrazioni esterne previste. Unico momento solenne la messa di mezzanotte il 24 dicembre, celebrata nella Basilica della Natività, il luogo dove nacque Gesù bambino e dove ormai i cristiani rimasti sono sempre più minoranza. Di qui l'appello del Patriarcato ai pellegrini: non abbandonate la terra di Cristo, tornate a visitarle e a sostenerne il turismo religioso. Infine, da Betlemme un messaggio a tutto il mondo, perché non dimentichi il dolore di chi, nonostante tutto, resta qui come seme di pace e di fede, affidando alla nascita del bambinello le attese per un futuro riconciliato tra i popoli.